sta accadendo che siamo di fronte ad un cambio radicale anche delle rappresentazioni mentali che ne vengono. Quindi bisogna essere maturi come adulti, consapevoli e capaci di fare quello che siamo, cioè madri e padri, cioè di guidare le memorie, direi così, di ciò che sta accadendo perché i piccoli possano prendere delle decisioni, direi autoregolate bene. Cosa significa autoregolate bene? Che non possiamo fare né tutto pieno né tutto vuoto. Cioè, non è che questa è una condizione meravigliosa dello stare insieme, della famiglia, quindi tutte quelle che sono le storie di questo tipo, le bugie direi, no? Anche con una buona intenzione di questo tipo, non è che siano poi quelle che educano davvero, perché i bambini devono imparare a vedere ciò che accade, c'è cioè una realtà che è molto complessa, e contemporaneamente vederla per comprenderla, quindi per non esserne schiacciati, ma anzi capaci di fare la scelta migliore per se stessi e per il proprio nucleo. Quindi questa capacità di autoregolazione delle emozioni, l'adulto che difficilmente in questo momento la sa adoperare per se stesso, io dico che con un atto d'amore dovrebbe imparare ad adoperarla proprio per i propri figli. Il consiglio è quello di educare alla pazienza. Il genitore ha il compito di guidare i figli in questa situazione, cercando di non idealizzarla, ma di farla comprendere. La socialità e i contatti con gli affetti sono necessari come l'acqua, per utilizzare una metafora. E quando non riusciamo a trovare l'acqua, dobbiamo ricercarla in altri alimenti. Abbiamo tutta una serie di condizioni, per esempio le videochiamate, per esempio la scuola a distanza, per esempio questa possibilità attraverso la digitalizzazione, le Zoom, di entrare e di stare con gli altri. Ma è un sistema altro, è come, non è l'acqua nella metafora che abbiamo, no, fatto in parallelo, non è l'acqua, è un altro modo per dissetarci. E tutto questo può essere in qualche modo educato alla pazienza, alla tolleranza, sapendo che è una condizione transitoria. E quindi il sapere che è transitorio e che quindi ha una sua modalità di trasformazione, che quindi non è per sempre, e che in questa transitorietà il sentire la mancanza dei nonni ci porta a far capire quanto, ho detto dei nonni così come degli amici, così come delle maestre, quanto sono importanti per noi, ecco, questo è un fattore educativo che non dobbiamo lasciare andare.